Sono dove l'altro consiglio comunale, già. Posso dire un attimo che l'altro del bar? Per spegnere il telefono. I presenti sono 19, due gli assenti, la seduta è valida, possiamo iniziare i lavori. Presidente, poiché le 10 presenze dell'ex maggioranza non bastano a sostenere il consiglio comunale, io chiedo alla mia parte politica e a tutta l'opposizione di lasciare la sala perché la maggioranza non ha la possibilità numerica di sostenersi da sola. Quei punti che noi abbiamo detto, noi siamo
nei confronti delle amministrazioni, nei confronti dei cittadini che mi eleggono. E la riprova sta nei fatti, negli atteggiamenti che abbiamo. Sapete perché dicono gli atteggiamenti che abbiamo? Perché non è vero che Carmine Esposito sta avendo un trattamento di favore perché è ex socialista, come dice Mario Romano. Porti dice che sono ex, anche dimenticandosi che io non sono un ex. Anzi, io non mi sono mai mosso da dove sono stato. Forse, non dico che è un meme, forse sarà sbagliato. Basta chiacchiere. Certo, è una lista lunga di cose che abbiamo chiesto. Ma ci possono essere delle priorità, ci possiamo dare un tempo, si possono dare delle scadenze. Se i consiglieri che sostengono il sindaco, le forze politiche che sostengono il sindaco, sono disponibili per affrontare questi problemi e per portarli a soluzione, noi siamo qua, non faremo mancare il nostro apporto. Questo è, le altre cose, potete scrivere quello che volete. So bene che non avete troppo da fare, molto probabilmente in qualche modo dovete perdere tempo, ma non mi tocca. Non mi sfiora, il confronto, se lo cercate, è solo sui fatti e solo sulla politica. Grazie, vi chiedo scusa del tempo che mi ha avuto. Neanche sapere se qualcuno doveva dire qualcosa. Dire, queste sono cose che io lo chiedo ai cittadini soprattutto, che i cittadini attenti devono valutare, perché ha un significato, io dico, che cosa ha prodotto negli anni questa cosa a San Anastasia come il paese? Ha un significato che solo la manifestazione eclatante è superata. Sa, a volte io ci sono persone che io dico, parlando con gli amici, cioè, alla fine è cattivo e poiché non riesce, diciamo, ad essere un cattivo furbo, non riesce a contenere neanche la cattiveria, talmente che è cattivo, diciamo, strabonda. No, allora Giovanni Barone stasera non sapeva né chi doveva parlare Carmine Capolare, né io chi dovevo dire, né come si svolgeva il Consiglio Comunale, né quale posizione. Si diceva, si affermava, a inizio del Consiglio Comunale, fa un'affermazione e abbandona il Consiglio Comunale. Questa la dice lunga sulla totale ignoranza, approssimazione politica, strumentalizzazione piena di pregiudizi del consigliere Barone e di quelli che lui capisce, e in questo caso capisce non solo, io non so se si può essere un altro consigliere comunale, tiene altro consigliere comunale, non ricordo, non lo so chi sono, ormai capisce i suoi, lui, quelli dell'opposizione, nell'opposizione fanno parte Giorgio De Filippo che è stato eletto nella PDL, Maria De Simone che è stata eletta nella PDL, Rossello Ciccarelli che è stata eletta nella PDL, quindi già noi lasciamo alle persone per bene, guardate, noi lasciamo alle persone per bene commentare questi atteggiamenti. Noi stavamo qui stasera, abbiamo convocato come è un dovere, convocato un consiglio comunale per parlare di argomenti che attengono all'amministrazione della comunità. Sicuramente si doveva arrivare a qualche conclusione di ordine politico, tanto è vero, Giovanni Barone è di più di un ignorante, perché come sempre non si è andato neanche a leggere i verbali della seduta precedente, dove a conclusione del Consiglio Comunale della seduta scorsa il sottoscritto ha chiuso il Consiglio Comunale dicendo delle cose politiche, traendo delle conclusioni politiche, voglio dire pubbliche, formali, su come sull'andamento del Consiglio Comunale e quali potevano essere i percorsi che poteva prendere la situazione di crisi politica che si era verificata in Consiglio Comunale. Ma lo ripeto, Giovanni poi si fa vincere, diciamo, da questa grande contrarietà, da questo grande pregiudizio, da questo grande, diciamo, modo che chi non sta con lui, voglio dire, è come dicono in Sicilia, viene toccato, viene pignato,
giusto. Tanto è che il signor Barone non ha avuto una parola da dire sui comportamenti che si hanno in consiglio comunale. Scusate, Giorgio De Filippo è stato eletto nella PDL. Avremmo potuto rivendicare o strumentalizzare noi della maggioranza un principio che chi viene eletto in un partito non può trasmigrare dopo pochi mesi in un altro partito, ma non solo in un altro partito, ma comporre un nuovo gruppo e mettere in discussione la maggioranza che ha eletto il popolo in una competizione elettorale democratica e libera. E questo l'abbiamo fatto. Siamo stati sopra, però sta con Giovanni Barone questo. E questo passa come comportamento, diciamo, politicamente legale. Legale, non corretto, legale. La Eddie Pone è stato eletto in una lista che non è la lista dove adesso ha comunicato invece di appartenere, che è la PDL, perché sta lì pronto col fratello per prendersi i resti mortali, io direi. I resti mortali della PDL, ma voglio dire, è giusto, perché lo fanno nell'ottica di rafforzare la posizione di Giovanni Barone, vanno bene questi atteggiamenti. Alla vita di Simone e Rossella Ciccarelli, erano persone che erano state elette nella PDL e adesso si trovano non solo a, voglio dire, a essere critici, ma a passare direttamente all'opposizione sotto la rappresentanza di Giovanni Barone. E questa è una cosa normale per Giovanni Barone e per i comunisti della sinistra del PD a Santa Anastasia. Diventa ovviamente infamante e infame la posizione di chi, voglio dire, rimane nella stessissima posizione dell'inizio della consigliatura, mi riferisco tutto il cardine Capuano, esprime una posizione chiara, perché di quello che dovrà esprimere la dottoressa De Simone, la Cincarelli, il Giorgio De Filippo. Noi non lo sappiamo perché Giorgio De Filippo è passato all'opposizione, o quantomeno non l'hanno detto in consiglio. La dottoressa De Simone non l'ha detto in consiglio, dopo che l'avevo io, perché passa, voglio io, all'opposizione. Rossella Cincarelli non l'ha detto, e dopo ve lo dirò, perché passa all'opposizione. Allora dico, però, perché lo fanno loro e vanno a rafforzare, diciamo, l'opposizione e vanno contro il sindaco esposto, la maggioranza, quelli appartengono al bene. Carmine Capuano, che è stato, voglio dire, poi indipendentemente, perché quello che ha detto Capuano si capisce benissimo che è una posizione politica che non voglio dire a termine, ma è una posizione politica di attenzione rispetto a un problema che non è il colore politico, ma che è l'interesse del paese, che noi interpretiamo con la nostra azione amministrativa, e che lui farà venire meno nel momento in cui riterrà che questa azione amministrativa, politica amministrativa, non avrà le ricadute che lui riterrà ricadute giuste per la causa della comunità. Queste sono le due posizioni che stanno in consiglio.